Il progetto di educazione ambientale al quale abbiamo aderito durante il corrente anno scolastico ci ha offerto uno spunto per l'analisi della nostra scuola, degli spazi esterni e del loro utilizzo. Il nostro liceo, ai margini del quartiere di Spinaceto, fu progettato da Vittorio De Feo nel 1970. Abbiamo affrontato lo studio dei quartieri romani partendo dalla storia geologica della città, iniziando dalla dodicesima circoscrizione e studiandola dal punto di vista geologico, faunistico, botanico e urbaristico. Nel 1968 si dà avvio alla progettazione e realizzazione del primo piano di zona romano, il piano di zona 46 Spinaceto, un esempio pilota per le attuazioni future. Il quartiere venne costruito a 14 km dal centro della città lungo la via Pontina. Dopo aver accudito il nostro giardino di piante succulente, siamo partiti una o due volte al mese alla scoperta dell'ecosistema urbano attraverso itinerari artistici, storici e scientifici. Nell'analisi dell'ecosistema Roma si è partiti dallo studio dei quartieri operai di Roma Sud, seguendo il corridoio ecologico del Tevere. Come primo punto si è posto l'accento sulla biodiversità vegetale urbana, cioè sulle varie forme di viventi delle aree urbane. La biodiversità urbana ha molteplici ricadute positive sull'ambiente. Infatti, la presenza di specie vegetali, ad esempio, aiuta la purificazione dell'aria, contribuendo a migliorare il paesaggio urbano. Una città verde, con specie diverse in termini di dimensioni, caratteristiche, funzionalità, è molto avvantaggiata nei meccanismi di regolazione del clima, in cui vengono favorite condizioni ottimali di umidità dell'aria, di ombreggiamento, di rifugio per altre specie viventi. Happy day, oh happy day, oh happy day,